Rientrano in campo le squadre, rimessa nelle mani di Torino. Palla per Toscano. Toscano per Marx. Marx per Campani. Campani subito per Alibegovic. Grande pressing da parte della formazione alessandrina. Toscano serve Pinkis sotto canestro. Fallo fischiato a Campani in attacco. Intanto c'è da render nota, c'è da fare i complimenti alla tifoseria alessandrina che è venuta numerosa e ha incitato comunque in maniera positiva i propri ragazzi fino ad adesso. Piccola nota a margine durante la rimessa. Palla nelle mani di Tavernelli che viene contrastato e ottiene nuovamente una rimessa. Tavernelli per Mascolo, palla nuovamente per Tavernelli che trova sponde. Sponde in Cepic, nuovamente Mascolo, si allarga per il capitano. Rimbalzo di Pinkis, scusate, non per il capitano, ma si è allargato per Casella. Intanto Derek Marx da solo, tutto da solo, sbaglia un tiro disturbato da Grazulis. Mascolo per Cepic, palla Tavernelli. Tavernelli sfrutta il blocco del compagno e fallo in difesa fischiato a Derek Marx che si accascia, probabilmente ha subito un colpo in questo contrasto. Quarto personale per lui. Pronto il cambio per Cavina, si appresta a rientrare in campo Busciati. 9.04 sul cronometro, 55-50. Busciati subentra proprio a Derek Marx, cambio anche per Tortona. Esce Mascolo e rientra Martini. Palla Grazulis che si trova da solo da tre, si alza, lasciato indisturbato, riduce il gap a soli due punti, 55-53 il parziale. Grave errore della difesa gialloblu. Siamo già in fase offensiva con Busciati per Alibegovic. Alibegovic chiama il blocco di Campani che lo accontenta, giro palla nelle mani di Toscano. Daniele Toscano si alza, tre punti per lui. Tavernelli chiama i compagni a rapporto, riesce a servire Martini. Martini nuovamente per Tavernelli che allarga per Grazulis che si alza da tre. Rimbalzo difensivo per Torino, palla per Busciati. Busciati può servire il capitano Alibegovic, ora lo serve Alibegovic, affrontato, trova Campani sotto canestro, riallarga per Pinkis, palla nuovamente nelle mani del capitano Alibegovic. Pinkis in penetrazione subisce fallo. Fallo di Casella, quarto fallo per lui. Timeout chiamato. Inizio di secondo, di ultimo quarto di questo secondo tempo che ha visto comunque qualche errore madornale da parte di Torino, come la tripla sostanzialmente regalata a Grazulis. Adesso questo timeout servirà a rimettere in sesto le gerarchie difensive, soprattutto i movimenti difensivi di Torino, e servirà a Tortona per capire gli ultimi accorgimenti offensivi. Cosa vedremo in questi ultimi 8 minuti? Beh, mi aspetto di vedere una Tortona più incisiva in attacco, anche se stanno cercando con pazienza delle buone soluzioni. Sicuramente Torino non può permettersi di concedere tiri aperti come quello a Grazulis, perché abbiamo visto che possono essere, cioè, possono costare molto molto caro. Per l'attacco Torino invece sta pazientemente facendo scelte giuste, abbiamo visto anche qua un Pinkins molto bravo ad attaccare un recupero difensivo ritardatario e a trovare un buon fallo. Sì, ottimo giro palla da parte di Torino, bisogna dare merito anche comunque alla difesa alessandrina che costringe Torino a girare dall'arco da tre e non lascia grandi varchi per le penetrazioni. Poi in questo caso è stato bravo Pinkins a trovare il varco e a trovare anche
il fallo a favore. Ripartiamo con la rimessa nelle mani di Busciati che serve a Libegovic. Libegovic nuovamente per Busciati. Busciati vuole far scorrere il tempo. Busciati si prende la tripla solo da tre. Può segnare solo da tre Busciati. Nono punto per lui, tutti quanti da tre. Siamo già dall'altra parte del campo. Fallo di Toscano che ha cercato l'anticipo su Gaines. Quarto fallo per lui. Un grande cuore da parte di Daniele Toscano che ci mette tutta la grinta possibile per impedire le azioni offensive da parte di Tortona. Tanto Martini da tre da solo si alza, palla che resta sul ferro, rimbalzo da parte di Toscano, palla per Busciati. Busciati trova il capitano Alibegovic che appoggia a Pinkis. Pinkis nuovamente per Alibegovic. Serve Campagni che da solo nell'arco da tre si alza, non riesce a trovare la tripla, rimbalzo tentato da parte di Toscano che però resta nelle mani di Tortona che ora attacca con Tavernelli. Palla per il capitano Martini che allarga per un implacabile Cepic da tre. Pinkis per Toscano. Toscano va in penetrazione, Toscano subisce fallo. Fallo di Cepic. Terzo personale per lui e due tiri liberi nelle mani di Toscano che dalla lunetta tira con una percentuale del 58% fino ad oggi. Buono il primo per Toscano. E 2 su 2 per lui che porta il suo score personale a 15 punti. Alla pari del capitano Alibegovic, in doppia cifra anche Usman Diop con 10 punti. Per la Reale Mutua, intanto siamo dall'altra parte, Tavernelli, serve Martini, Martini affronta il capitano Alibegovic, Busciati recupera palla, ottimo recupero per Busciati che ora serve Campani, Campani subisce il fallo. Fallo di Grazulis, terzo fallo per lui. Cambio chiamato da Tortona, rientra Mascolo ed esce il numero 16, Cepic. Alibegovic prova ad affrontare da solo il proprio avversario, allarga per Campani, Campani dal lato non trova il canestro, rimbalzo di Martini, subito contropiede da parte di Tortona con una grande schiacciata del numero 12 Gaines. Busciati per il capitano Alibegovic che prova a sfruttare il blocco di Pinkis. Non riesce a penetrare, allora serve proprio Pinkis che appoggia a Campani. Palla per Toscano, Toscano vede un Busciati da solo che si sbraccia nuovamente da tre. E nuovamente canestro di Busciati. 4 su 8 per Busciati. 12 punti per lui. Martini, lasciato da solo, riesce ad allargare per Gaines. Gaines da tre, non trova il canestro, il rimbalzo per Campani. Serve play giallo-blu, Busciati. Busciati sembra in grande forma dall'arco da tre, ci ha messo qualche minuto per trovare il ritmo, però adesso sta mettendo solo triple. Sì, è uscito fuori con la personalità, intanto vediamo tentare la quinta tripla segnata, ma il ferro la sputa. Sì, in questo quarto periodo è sicuramente entrato in parità fortissimo, con grandissima personalità, ha segnato la prima tripla in un momento di grande difficoltà. Qua però va a ricevere un tecnico per flopping, probabilmente.
viene fischiato un fallo tecnico a Busciato per flopping, e quindi ci sarà il tiro libero per il numero 12. Esce Campani intanto e rientra Diop, e poi ci sarà il tiro libero per Gaines e rimessa laterale in attacco per Tortona. Vediamo Gaines sbagliare il tiro libero. Adesso rimessa in attacco per gli ospiti, che dovranno provare a tornare in partita perché sono meno 8, anche complici dei due triple di Franco Busciati. Sì, Busciati che non era assolutamente d'accordo al fallo tecnico subito. Intanto vi era un'infrazione di passi non vista da parte del direttore di gara. Busciati per Alibegovic. Alibegovic che serve Pinkis, palla restituita da Alibegovic che da lontanissimo non trova la tripla. Mascolo gestisce il contropiede, palla per Tavernelli, da tre Tavernelli, tripla, anzi da due, aveva il piede sulla linea. Palla nuovamente nelle mani di Busciati. Busciati per Diop, Diop da tre, Osman Diop. Azione da parte di Tortona che prova a concludersi con una tripla. Rimbalzo che premia Usman Diop, rimessa che resta nelle mani di Torino. Ultimi 3:36 da giocare, 9 punti di vantaggio per Torino. Toscano per Diop, Diop affrontato da un avversario, palla di Busciati, Busciati che serve a Libegovic da solo, allarga per Pinkis da tre, non trova il canestro, rimbalzo di un fantastico Usman Diop, palla nuovamente nelle mani di Busciati. Busciati che predica calma, vuole gestire il tempo a disposizione. Gli ultimi 3 secondi, palla nelle mani di Alibegovic che si alza, non riesce a trovare il tiro. Diop e palla sprecata da parte di Torino, infrazione di 24 secondi. Rimessa per Tortona che avanza con Tavernelli. Tavernelli per Mascolo. Mascolo chiama il blocco a Grazulis. Mascolo va da solo, non riesce ad appoggiare. Due punti che avrebbero ridotto lo svantaggio. Busciati per Toscano, Toscano trova due punti eccezionali, 71-60. Grande combinazione tra i due. Gaines da tre, sale, fa sembrare tutto semplice e mette a segno i 3 punti che portano Tortona a 63 a discapito dei 71 gialloblu. Busciati subisce il fallo di Tavernelli, rimessa per Torino, secondo personale per Tavernelli, quarto di squadra per Tortona. Alibegovic, serve nuovamente Busciati che si allarga sull'arco da tre, appoggia Diop, Diop per Alibegovic, prova a sfruttare il blocco, trova nuovamente Diop che va in penetrazione, non riesce a trovare Toscano. Palla recuperata dalla difesa con Grazulis che adesso serve un compagno che dopo aver tirato, in questo caso era Tavernelli, dopo aver tirato scivola e commette una scivolata ai danni di Diop, ma scivolata totalmente involontaria. Siamo già nell'area offensiva per Torino, fallo, infrazione di passi fischiate a Toscano e palla regalata a Tortona. Rimessa nelle mani di Martini. Fase un po' confusionaria della partita. Con
coach Raimondini che si lamenta con il direttore di gara. Intanto Gazzulis mette a segno 3 punti, time out richiesto dalla Reale Mutua, 71-66 in parziale. Time out della Reale Mutua, ultimo 1 minuto e 25 secondi di quest'ultimo quarto. Ultimo quarto molto confusionario in campo, molto avvincente, però abbiamo visto meno tecnica e tanta grinta su quest'ultimo minuto. Cosa succederà, cosa potrà succedere, e soprattutto Tortona come dovrà gestirlo per poter recuperare lo svantaggio? Beh, immagino una Tortona uscire dal time out con un'idea di pressing già sulla rimessa per cercare di recuperare palla. Sicuramente l'idea è quella di non fare fallo, perché sono già stati spesi 4 falli e sarebbe bonus, quindi probabilmente ci sarà un press e cercare di contenere l'attacco per non subire canestro. Una Torino dal canto suo invece cercherà di far passare più tempo possibile, ma dovrà trovare sicuramente una soluzione, perché non può permettersi di perdere questo attacco qua, perché 5 punti sono un margine non sufficiente per dare sicurezza, ecco. Assolutamente. Infatti vediamo subito Tortona che pressa gli eventuali portatori di palla di Torino. Rimessa nelle mani di Toscano, che trova in Marx un appoggio. Marx che allarga per Pinkis. Pinkis non vede Ali Begovic completamente da solo sotto canestro. Torino deve ripartire. Busciati, prendite calma. Serve nuovamente Pinkis. Palla per Busciati che sfrutta il blocco di Toscano. Busciati da 3 da solo. Busciati! 15° punto per lui. Solo, esclusivamente, dall'arco da 3. Martini deve accelerare se vuole provare a recuperare il terreno perso. Palla per Mascolo. Mascolo va in penetrazione. Mascolo, fallo. Fischiato dal direttore di gara. Fallo fischiato a Toscano, che commette il 5° fallo. Toscano che esce tra gli applausi del pala Gianni Asti. Grande partita per lui. 17 punti. 3 su 4 da 2, 3 su 5 da 3, 2 su 2 dei liberi, 2 rimbalzi e 2 palle recuperate. Questo è lo score della partita di Toscano, che ha dato un grandissimo contributo. Intanto va a segno il primo tiro libero di Mascolo. 2 su 2 per lui, 74-68, 47 secondi da giocare. Tortona cerca di pressare il più possibile, ma Torino ora può gestire tranquillamente la palla. Palla nelle mani di Busciati, che chiama lo schema. Fa passare i secondi Busciati, tenta la penetrazione. Va da solo Busciati, sotto canestro, preferisce scaricare al capitano Alibegovic. Alibegovic si gira, va al tiro, non trova il canestro. Attacco per Tortona nelle mani di Gaines, che va da 3, palla che si ferma sul ferro e probabilmente questo decreta la vittoria di Torino. Ultimi 13 secondi, fallo subito da Busciati, 2 tiri liberi per Torino, fallo di Mascolo. Busciati dalla lunetta. Mette a segno il primo tiro libero. E va a segno anche col secondo. 2 su 2 per lui. Time out chiamato in questo caso da Tortona, che prova a recuperare terreno per gli ultimi 13 secondi. Tortona alla disperata tenterà subito un tiro da 3. Sì, esatto, è l'ultima soluzione possibile.
cercare una tripla velocissima e provare a tornare sul meno 5 per poi pressare e recuperare un'altra volta palla. Intanto io scelgo Busciati come MVP personale perché ha veramente fatto un ultimo quarto di grandissima personalità. Hanno giocato bene anche altri giocatori, ma lui sicuramente ha segnato i canestri decisivi, è stato autore di 17 punti, ma soprattutto bisogna dire che è stato chiamato ad un compito non facile, giocare più di 30 minuti nella sua prima gara casalinga e sostituire di fatto i due playmaker che erano assenti per infortunio. Assolutamente, ma è giocatore d'esperienza, l'ha dimostrato e ha fatto valere proprio la sua capacità, ben 31 minuti in campo con 17 punti di cui 5 da 3 e 2 tiri liberi. Tanto ultimi secondi, Tavernelli fa la rimessa, Torino che intercetta subito la palla, 11-8 da giocare, palla sempre nelle mani di Tavernelli. Tavernelli che serve Martini, si alza da 2, Martini a segno, 76-70, ultimi 10 secondi, 9.7 per la precisione. Alibegovic per Busciati, Busciati rallenta e decreta la fine di questa partita. Tra gli applausi del Pala Gianni Asti finisce così la gara, la Reale Mutua ha vinto la prima gara casalinga del 2020, da seguito alla vittoria in esterna dell'ultima giornata si porta al secondo posto, perché in questo momento vi è un derby in vetta, quindi sicuramente si porterà al secondo posto distaccando Tortona di 4 punti. Grande partita, grande reazione a un brutto primo quarto da parte di Torino, ricordiamolo, partita che è finita 76-70. Quindi dal Pala Gianni Asti noi vi auguriamo una buona serata ed è tutto. Buona serata da Roberto Camandona ed Enrico Baglione.